Le sfide locali di un Molise proiettato al 2030, il tema del congresso regionale di Legambiente, un momento di confronto e analisi sulla situazione attuale e soprattutto sulle prospettive future. Bilancio positivo degli ultimi 4 anni sicuramente, siamo riusciti a stare non solo vicino alle istituzioni ma anche vicino ai cittadini che comunque ci chiedevano e molto spesso i cittadini sono diventati i nostri soci. Il tema ambientale oggi è molto più sentito grazie anche a Greta che nell'ultimo anno ha portato quelle che sono il tema dei cambiamenti climatici un po' all'attenzione di tutti, non solo da parte degli adolescenti ma anche da parte dei potenti, quindi da coloro che stanno all'interno delle istituzioni. La situazione del Molise? Dirla così è difficile, nel senso che comunque parlare di ambiente in senso lato non è facile. La situazione in Molise dal Matese fino ad arrivare alle coste non è bellissima, ma nello stesso tempo sta migliorando nel tempo. Penso alla costa come il problema dei depuratori che comunque oggi sono all'attenzione un po' di tutti, come al Matese dove quel massiccio ancora non viene tutelato abbastanza, dove c'è stata sì un'istituzione ma ancora una perimetrazione un po' lontana e magari anche una lontana possibilità di governance. Si spera però che comunque questo possa avvenire nei tempi minori possibili. La questione dei rifiuti è molto ampia, quando si parla di rifiuti si parla non solo del tema della raccolta differenziata, quindi la gestione degli stessi, ma anche purtroppo il rifiuto abbandonato di questi, che spesso viene non solo da parte dei cittadini ma anche da parte di persone magari che gestiscono aziende. È un tema difficile da affrontare, ma nello stesso tempo bisogna coinvolgere la possibilità di tutela dell'ambiente da prima e una comunicazione effettiva, perché in fondo tutti paghiamo la tassa dei rifiuti ma spesso non usufruiamo di un servizio buttando la semplice busta nell'ambiente. Ecco, perché avete fissato la scadenza 2030? Cosa rappresenta? Rappresenta un po' quelle che sono le aspettative di quello che ci aspettiamo. Se l'epoca era 2020, oggi si aspetta un po' il bilancio che si dovrà fare del 2020, di quello che è successo fino ad oggi, ma in realtà è quello che ci aspettiamo nel 2030, non solo da parte nostra ma anche da coloro che orbitano intorno a noi. C'è ottimismo sul futuro? Sicuramente sì, grande ottimismo, questo è quello che ci auguriamo e che speriamo.